down. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? C'è il lancio lungo. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ekdal. Ionita. E trova il gol, tiro! E c'è il gol del Benevento! Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Bonazzoli. E trova bene il compagno. Palla al centro. Spazza via. Bella apertura. Prova la conclusione. C'è l'opportunità per il contropiede. Inventa nello spazio. Cerca lo spunto. Pronto. Il portiere si oppone. Palla allontanata senza troppi complimenti. Può provare. Bella parata. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Ekdal è pronto. Batterà tra poco il calcio d'angolo. Sbroglia la situazione. Tenta la conclusione. Splendida reazione del portiere. Salva la sua porta. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Ekdal la metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Tenta il colpo di testa. Occasione. Ci arriva di nuovo. Il pallone è dentro. Ecco il pareggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla. L'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Si riparte di nuovo in parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari, che reazione da grande squadra. Berre allarga il gioco sulle fasce. Berre. Ecco il tiro. E il portiere dice di no. È ben posizionato e spazza via la palla. Berre, colpi, la toglie dalla porta. Grande prova di forza. Da lì può crossare. Numero. Arriva il cross di Candreva. Sicuro qui l'intervento del portiere. Schiattarella. Cerca la profondità. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E Audero chiude la porta. Il portiere la stava combinando grossa. Dabò. Caprari. Guadagna metri. Possibile. Ci prova. E Audero chiude la porta. Ha perso un pallone sanguinoso.
Per poco non pagavano con il gol. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Bel gesto tecnico. Può crossare. Cerca il compagno in area. Buona deviazione del portiere. Può tentare. È un grande riflesso qui. Che salvataggio da parte del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Occhio al tiro. Bella parata. Allontana il pallone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Jankto tenta di allontanare il pallone. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. La mette sulla sinistra. Caprari. Palla Ionita. Caprari! Ecco il Benevento al calcio di punizione. Caprari scatta verso il pallone. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Può cercare il taglio in mezzo. C'è il cross. Ottimo disimpegno, fondamentale. Palla riconquistata immediatamente. Alza la palla in profondità verso un compagno. Scatta verso il pallone. Può colpire. Bella questa azione, ma la conclusione non è stata precisa. La Sampdoria deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Spazza il più lontano possibile. Prova con la palla filtrante. Chance per tirare. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Gli avversari saranno sicuramente contrariati per il pareggio, ma la squadra ha spinto tantissimo nella seconda metà del primo tempo. Eccoci nell'intervallo della partita. Finora è stata davvero intrigante. Speriamo di continuare a divertirci anche nel secondo tempo. Punteggio al momento su... Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Prova a verticalizzare. Insigne. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Passaggio filtrante per Candreva. Candreva! Incredibile traversa! Ottimo il fraseggio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Grande movimento nello spazio. Tocca con la testa. Grande occasione ma palo. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Il portiere la calcia lontano. Riceve un pallone interessante. Attenzione, colpisce! E c'è il gol della Sampdoria! E adesso possono tornare a controllare il match. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante, per poi partire al momento giusto.
Sono in vantaggio di un gol. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Candreva, qui c'è, la toglie dalla porta. Tentativo verso la porta. Palla dentro, c'è il gol. Due gol in più. È partita saldamente nelle loro mani. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fisiche. La Padula dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Il divario tra le squadre si allarga a due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. La Padula è arrivato sul pallone, ma non riesce a metterla dentro. Ekdal. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Tenta la conclusione e arriva il gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Rifletta, hat-trick. Che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Sembra che mister voglia fare un altro cambio. 3 gol di vantaggio e risultato in tasca. Arriva il cross di Candreva. Cross ribattuto, ma attenzione. Elegante. Può provare. Si libera della palla ed evita complicazioni. Ecco un'occasione di contropiede. Quagliarella. Se ne va. Quagliarella. Splendida reazione del portiere. La butta via e fa respirare la difesa. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Vincere dà fiducia, coraggio. Abitua la squadra ad ottenere sempre obiettivi migliori. Questo è quello che deve rimanere dentro dopo la partita di oggi. È finito il tempo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie. E un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa.